Oggi siamo a Foiano, ovviamente in Val di Chiana. Come tutti i centri della Val di Chiana, anche a Foiano non mancano le testimonianze di epoca etrusca e romana. Nel Medioevo poi, dopo un lungo dominio aretino, nel 1337 Foiano cade sotto Firenze, che provvederà poi per la città gigliata a rifare le torri e le mura del borgo. In quel periodo la Val di Chiana appariva completamente diversa da come la vediamo oggi. Infatti a partire dal crollo dell'Impero Romano nel V secolo, la valle subì un lento ma graduale processo di impaludamento. A tal proposito è interessante la cartina di Leonardo da Vinci, realizzata nel 1503. In questa mappa si vede la Val di Chiana e le acque della palude. E Foiano si trova proprio al centro, quasi completamente circondata dalla palude. Questo borgo si è sempre caratterizzato per la presenza di importanti artisti, come ad esempio Della Robbia. Della Robbia fu una famiglia attiva prevalentemente in Toscana tra il XV e il XVI secolo, il cui capofamiglia, Luca Della Robbia, inventò l'invetriatura della terracotta. Questa particolare tecnica permetteva alle terre cotte di essere molto più resistente agli agenti atmosferici. Per questo ancora oggi troviamo terracotte molto brillanti e con colori molto accesi. Un esempio è la chiesa di San Francesco qui a Foiano, dove all'interno troviamo ben due esempi di terracotte. Dietro all'altare si trova una bellissima opera realizzata da Andrea e Giovanni, il figlio di Andrea, che rappresenta il Cristo e la Vergine che intercedono presso l'Altissimo. La particolarità di questa pala, una vera e propria pala, è che è caratterizzata dalla bicromia bianca e azzurra. Accanto invece all'altare principale si trova un'opera unica nel suo genere, perché rappresenta un gruppo scultoreo a grandezza naturale che rappresenta la crocifissione. Ai piedi della croce troviamo Maria Maddalena inginocchiata, accanto poi c'è la Vergine che è sorretta dalle tre Marie, ultimo a sinistra San Francesco, e poi passando dall'altra parte, la parte destra, troviamo San Giovanni Evangelista con il libro in mano e Santa Chiara. Avvicinandoci all'opera e focalizzando lo sguardo nella parte alla base della scena, la cosiddetta predella, possiamo notare alcune scene rappresentate come l'Annunciazione, la Natività e nelle sezioni più esterne i due committenti dell'opera. Anche all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo troviamo una pala robbiana. In questo caso la scena rappresenta un'ascensione di Cristo al cielo. L'opera è stata realizzata verso la fine del XV secolo. La scena principale presenta ben due cornici. La prima di bicromia bianca e azzurra con all'interno 17 teste di cherubini. Quella più esterna presenta festoni di fiori e di frutta e anche una colorazione più vivace. Nella predella, nella parte bassa della pala, troviamo invece tre diverse scene che raccontano della vita di Cristo, dall'annuncio di Maria, la nascita e la circoncisione di Gesù. Particolare è anche la presenza di una figura maschile inginocchiata, che con molta probabilità è il committente dell'opera.
Continuando il nostro percorso alla scoperta e alla ricerca delle Robbiane qui a Fogliano della Chiana, siamo all'interno della collegiata di San Martino e Leonardo. Di fronte a me c'è una tavola di Andrea della Robbia, realizzata nel 1502, che rappresenta la Madonna della Cintola. La cosa interessante che possiamo vedere nella predella di questa tavola sono i due committenti inginocchiati con i rispettivi nomi, Quirico e Jacopa. Ancora più interessante è la frase che unisce le due figure. La frase recita così: questa tavola fu fatta fare da Quirico di Bartolomeo il 12 aprile 1502. Questa però non è l'unica opera che si trova all'interno della collegiata. Ci sono altre importanti opere qui all'interno di questa chiesa, come per esempio una bellissima tavola lignea realizzata da Luca Signorelli. La tavola rappresenta un'incoronazione della Vergine e il tutto avviene in mezzo a dei santi. Si riconoscono addirittura i titolari della chiesa, Martino e Leonardo. Martino con la tradizionale veste da vescovo e proprio accanto a lui con la veste bianca Leonardo. Oltre a questa opera di Luca Signorelli, degna di nota è sicuramente una Madonna con Bambino tra Santi, opera di Domenico Cercignani detto il Pomarancio. Quindi questa chiesa è un vero e proprio scrigno di opere d'arte che vanno dal XV fino al XVII secolo. E adesso che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.